e non la faccio lunga, dove si prende atto di cosa ci circonda e si approvano leggi di conseguenza. La prostituzione, come si fa a dire, come sindaco di Roma, facciamo il quartiere a luci rosse? Perché basta che non sia il suo. La prostituzione c'è da 2000 anni, allora o si fa finta di niente o la prostituzione la togli dalle strade, la regolamenti e la tassi. Diritti e doveri di tutti gli altri lavoratori. Via dalle strade e fai come l'Austria, come la Svizzera, come la Germania, come il Belgio. Perché qua non si può fare? Perché c'è il Vaticano. Ma cosa gliene frega al Vaticano se sono in mezzo alla strada o se sono nella casa chiusa? E quindi una legge che cambieremmo se andassimo al governo sarebbe la legge Merlin, che di danni ne ha già fatti tanti, e coi soldi che vado a portare a casa tassando la prostituzione magari copio dal governo francese la gratuità dell'asilo nido per tutti i bimbi fino a 2 anni, e quello sì che sarebbe un aiuto alle famiglie, alle mamme e ai papà. Perché il dato più devastante del 2014, pensateci, è che nel 2014 sono nati i bimbi che nacquero 150 anni fa. Siamo tornati indietro per natalità di 150 anni. E un paese che non fa figli è un paese destinato a morire, a meno che qualcuno abbia già progettato che tu non fai figli perché non te lo puoi permettere, perché stai vivendo una vita a tempo determinato e i figli te li porto a 180.000 alla volta dall'altra parte del Mediterraneo. Bravo! Belli, adulti, bravo! Robusti e vaccinati. No, io sono convinto che sia in corso un tentativo di sostituzione di popoli. Noi siamo nati qua e qua devono nascere i nostri figli e i figli dei nostri figli. Ognuno deve poter vivere tranquillo a casa sua, senza scappare. Io, grazie a Tony Bobby, proverò ad andare a giugno in Nigeria, perché dalla Nigeria partono molti di questi disperati, perché un ministro serio va là a chiedere a quel governo di che cosa ha bisogno per fare in modo che quella gente non scappi da là, non lasci la sua casa e la sua terra per venire a vivere di furti e di scippi qua. Il problema è andare là, però andare là si fa fatica e Renzi e Alfano non hanno voglia di fare fatica perché stanno troppo comodi sulla loro poltrona. Vado a chiudere impegnandomi a tenere le porte aperte il più possibile. La Lega sta facendo una grande scommessa. Ciascuno di noi deve essere, io almeno, sarò eternamente riconoscente, a differenza di Renzi che sputa nei piatti dove ha mangiato fino a ieri. Io dico e dirò sempre grazie a Umberto Bossi.